primo gol dai professionisti, te lo ricordi? Sì, l'ho fatto nel 2015 col Perugia, Perugia-Entella. E che emozione ti dà il primo gol dai professionisti, dopo tutti i sacrifici che hai fatto, presumo, per arrivare a Serie A? Ma guarda, avevo 18 anni appena compiuti, quindi è stata un'emozione unica. La mia seconda stagione in Serie B, giocavamo in casa, quindi con tutto il pubblico, è stata veramente un'emozione grande. E invece la prima macchina? La mia macchina è stata una grande Punto Evo. È una grandissima tradizione, anche Gabrielloni. Sì, sì, me lo ricordo, me l'aveva detto, anche lì ho detto che avevo una grande Punto Evo Bordeaux. E anche lì l'emozione della prima macchina è comunque una piccola soddisfazione. Ah sì, poi io sono un appassionato di macchine, quindi non vedevo l'ora di prendere la patente per guidare. E per me era come un Ferrari quella grande Punto. Massimo, ti propongo una cosa, e volevo capire come funzionava il noleggio a breve e medio termine. Allora, il noleggio a breve e medio termine è un noleggio particolare che ha una durata che va da 1 o 2 giorni fino a più mesi. Ed è una soluzione ideale sia per i privati che per i liberi professionisti e che per le aziende. Ed è perfetta per chi deve risolvere appunto necessità immediate e straordinarie di mobilità. Come faccio a noleggiare una macchina a breve termine e come faccio a pagare il canone? Beh, tutto molto semplice, e ovviamente noi di Eurecar lo possiamo fare, quindi vieni da noi per forza, se certo, lo fai. Certo. Tieni conto che è molto semplice, chiami i nostri uffici, c'è un consulente commerciale che ti dice la macchina disponibile al momento. La nostra flotta circolante è composta da auto che vanno dalla City Car fino al grande SUV. Una volta che il nostro commerciale ti dice la macchina che è disponibile, vieni in ufficio, firmi il contratto e ritiri il veicolo ed esci col veicolo stesso. L'unico documento che richiediamo è la patente, valida. Il pagamento avviene tramite carta di credito, è molto semplice. Molto veloce e rapido. Molto veloce e rapido, esatto. E nel canone mensile del noleggio a breve termine cosa comprende? Allora, per darti una definizione completa, tieni conto che il canone di noleggio a breve termine, medio termine, così come quello a lungo termine, è all inclusive ed è fisso per tutta la durata del contratto. Sono comprese la manutenzione ordinaria, straordinaria, l'assistenza stradale su tutto il territorio 24 ore su 24 e tutti i tipi di assicurazione, incendio e furto, RC auto e casco. Per prendere un'auto noleggio a breve termine è necessario versare un anticipo? No, non è necessario l'anticipo, è un contratto molto semplice, l'unica cosa che verrà fatta è un deposito cauzionale che ti viene trattenuto sulla carta di credito al momento del ritiro della macchina e poi questo ti verrà sbloccato alla riconsegna della stessa. Beh, diciamo comodo e sicuro, prendo l'auto, pago il canone e via. Esatto, il noleggio a breve termine e medio termine, così come quello a lungo termine, è un servizio zero pensieri, è tutto compreso. Insomma, è un servizio comodo, veloce e adattabile alle tue esigenze. Ah, fantastico, grazie Massimiliano per tutte le info. Grazie a te Vittorio, quindi riassumendo possiamo dire, scegli di noleggiare. Sceglierò di noleggiare.